dovrebbe essere qua con noi Giulio Cesario, il presidente e l'amministratore delegato. Allora, come si sono diventati questi demoni? Buongiorno, ben arrivato. Grazie. Presidente, l'assessore. Allora, voi avete messo del grafene nella gomma, cioè negli pneumatici. Sì, Direct Bus è una società che è nata intorno all'idea di produrre nanotecnologie. Ci siamo concentrati sul grafene, è una società nata dagli Stati Uniti che è venuta in Italia, e già di per sé non è una cosa così usuale. Ci siamo concentrati sull'utilizzo di questo materiale, che è un materiale abilitante, come dicono gli americani, va in tantissimi settori industriali. Abbiamo deciso di iniziare da quello più difficile e più competitivo, da un mercato esistente, dall'idea di sostituire il carbon black nelle gomme delle biciclette e delle auto. Partiamo dalle biciclette perché è la porta di servizio per entrare nel grande mondo dell'automobile. Abbiamo lavorato intensamente con un produttore di Bergamo, che è la società Vittoria, che è leader nel campo delle biciclette, soprattutto per le corse ciclistiche, e con loro, se questo la conosce, Google, è difficile, Comunque con loro siamo riusciti a sostituire un numero notevole di nanoparticelle all'interno della gomma, cioè una nostra particella di grafene ne sostituisce da 6 a 10 particelle che c'erano prima tra silice e carbon black. E non solo, ma questa particella di grafene riesce a dare alla gomma una diminuzione della resistenza al rotolamento del 15%. Quindi, aspetta, che è un dato pazzesco, cioè il 15% in meno nella resistenza al rotolamento vuol dire andare molto più veloci e fare molta meno fatica. Vuol dire per il ciclista, soprattutto corridore professionista, a pari sforzo arrivare qualche centinaia di metri prima, che spesso volentieri può voler dire vince una gara. L'abbiamo data Nibali, perché prima che la prendano gli altri, no? Stanno per iniziare i test, anzi i test dei corridori sono già in corso, e poi l'azienda deciderà come metterla in pista. Per noi è solo un punto di partenza, chiaramente il passo successivo è il grande mondo dell'automotive, dove poi si andrà a ridurre la quantità di benzina utilizzata e sprecata nella resistenza al rotolamento delle gomme. No, ma è meraviglioso, io farei un primo quadruplo applauso. La cosa che volevo dire, approfittando della presenza dell'assessore, è che questa è una delle applicazioni green. La seconda, dove siamo ancora molto avanzati, abbiamo vinto un grant europeo nel campo della purificazione delle acque, e la mettiamo a disposizione di Regione Lombardia molto volentieri. Oltre che ringraziare, colgo al volo questa sua disponibilità, la disponibilità insomma della società, anche perché questo sapete che è uno ovviamente dei problemi che insomma interessa la nostra regione, per tutta una serie di inattività del passato che cerchiamo con fatica di recuperare. Quindi assolutamente sì, e insomma ci troveremo poi a breve a questo punto, perché è uno dei miei cruci, devo dire. Allora, allertiamo la segreteria dell'assessorato, complimenti a Directa Plus, foto di rito anche per loro.